Buongiorno mondo! Allora, vi volevo dire una cosa. Ormai sono già scesa, però me la faccio vedere dopo. Praticamente volevo mettere... Vabbè, non si vede niente, solo la ringhiera comunque. Volevo mettere le lucine di Natale. Quella tua arricciolata alla ringhiera. Comunque tanto dopo vi faccio vedere per bene in che modo le volevo mettere. Comunque... Adesso vado, mi avvio, faccio il lavoro, poi dopo quando esco devo andare da mia mamma a casa dei miei genitori, perché vado con lei in centro per vedere per il mio regalo di Natale che mi devono fare loro, che mi faranno gli Hug di nuovo. Dico di nuovo perché praticamente l'anno scorso mi avevano già regalato gli Hug, però mi avevano regalato quelli alti, mentre quest'anno ho chiesto gli Hug bassi. Però ci sto anche un po' ripensando, perché tra un po' ho le gomme della macchina da cambiare, quindi non so se farmi regalare direttamente le gomme. Però è pure vero che le posso cambiare anche il mese prossimo. Boh, adesso vediamo un attimino, perché non ne ho completamente idea. Comunque, intanto dopo vado a vedere del regalo, insomma, degli Hug. E poi deciderò poi cosa fare. Ma sicuramente mi farò regalare gli Hug, perché sono una cosa che volevo già da tempo. Quindi, vediamo un attimo. O molto probabilmente... gli Hug e poi le gomme le cambierò io. Scusate per il sole, però comunque, e adesso vediamo un attimo. Ho stamani mi sono un po' truccata per andare al lavoro, perché poi, come sapete, non mi trucco mai per andare a lavorare, perché con olio, sale o qualcosa non mi piace. Però una truccatina ogni tanto ci sta, anche perché mia mamma se no vuole che comunque mi trucco un pochino, anche soltanto se mi metto, come in questo caso, un po' di correttore, fondotinta, mascara, matita, stop, ecco, lei va bene anche così. Poi mi sono fatta già la treccia, perché al lavoro vogliono che teniamo i capelli legati, sì, ma non più con la coda di cavallo, quindi mi faccio la treccia già a casa, almeno così sono già pronta. Comunque nel frattempo scaldo un po' la macchina, perché sono 3 gradi. Praticamente c'era il campetto qua sotto a noi, che era tutto ghiacciato, cioè praticamente era tutto ghiacciato stamattina, per dire le macchine, quindi. Infatti ieri sera quando sono uscita erano le 11 dal lavoro, era un grado, infatti faceva abbastanza freddo. Adesso mi muovo, che così, eccoci, ah no, almeno così. Arrivo al lavoro e mi prendo un bel caffè, visto che ne ho anche di bisogno, e poi si entra al lavoro e poi si va da mamma. Ci vediamo dopo. Allora, sono uscita dal lavoro, adesso vado a casa dei miei genitori, vado da mia mamma, così andiamo a vedere per appunto gli Hug, cioè il regalino di Natale che mi faranno. Oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla, come ieri sera, non c'è stata tantissima gente, quindi... Cioè, questo sole mi dà noia, comunque, vabbè. È stata però una giornata abbastanza tranquilla, dai. Non mi sento neanche tanto bene, però... appuntamenti femminili, diciamola così. Però, vabbè. Era un po' di giorni che stavo così e così. O poi non capivo il perché. E poi, invece, ora quando sono uscita dal lavoro, ho scoperto il motivo. Comunque adesso vado, che mia mamma mi sta aspettando, e ci vediamo. Allora, sto andando adesso verso casa, state riprendendo la macchina, mi vedete con un altro cappellino, perché questo me l'ha comprato adesso mia mamma. Appunto siamo andati per gli Hug e li ho presi alla fine. Comunque poi ci sta che io alla fine cambio la macchina, comunque adesso dobbiamo valutare un po' la cosa. Comunque adesso corro a casa e ci vediamo. Allora, abbiamo già finito di cenare, adesso mi sto scendendo un attimo.
prima un attimo in macchina perché devo andare a prendere l'elastico per i capelli, perché domattina mi devo allenare e non ho l'elastico, cioè ce l'ho in casa ma mi serve, ho quello per dormire, quindi sto andando a prendere quello in macchina, quello che uso sempre. Poi domani sera abbiamo un mio collega a cena, che poi prima vi stavo appunto dicendo che stavo guardando, mia mamma mi aveva detto della macchina nuova e infatti prima quando sono tornata a casa ho controllato, sono andata sul sito per vedere, per controllare, e effettivamente è come diceva lei. Ora, siccome io dovevo cambiare le gomme alla mia, cioè alla 500, però mi costa un po' tanto, quindi ora vedo se riesco a convincere mio babbo a prendere direttamente la macchina nuova, anche perché io già volevo la macchina spaziosa fin dall'inizio, però prima ero innamorata della 500, poi siccome volevo comunque, da quando abbiamo comprato casa praticamente, ho pensato, ma se un giorno avrò un figlio, che cosa faccio? Cioè, vendo la macchina che ho e ne prendo un'altra, una più grande, quindi ho pensato, vabbè, a questo punto, visto che ancora non ho un figlio, la cambio subito, nel senso che do via la 500 e mi prendo la Renegade, visto che comunque è la macchina che voglio, anche perché è bella spaziosa, per come la vedo io, per me va più che bene. Comunque adesso vediamo un po' se riesco a convincere mio babbo, ovviamente, perché non è che, non so se ci riuscirò. Comunque adesso vedete un po' buio, però non ci fa caldo, non ci fa caldo. E ora guardo se riesco a convincerlo. Ok, sta chiudendo. No, non si sta chiudendo. E invece sì. Adesso proverò a convincerlo e vediamo un po' che cosa riesco a fare. Comunque io adesso sto ritornando in casa, mi vado a fare una doccia, visto che poi domani mi devo allenare domattina e poi ce la faccio più, e poi devo pulire casa perché domani sera appunto ho ospiti e cena. Adesso mi sciolgo in doccia e ho anche tanto di bisogno, poi ho bisogno anche di una maschera per i capelli perché sembrano paglia, li ho talmente sfibrati, voi non avete idea. Allora, mega doccia finita, mi sono già messa nel letto e mi sto guardando il telefilm su Rai 1, quello La strada di casa, mi pare, se non sbaglio. Però mi sono già messa a letto, a modo di dire. Comunque, adesso vado di là che mi faccio una bella camomilla, visto che queste notti dormo poco, ora che sto poco bene, quindi dormo ancora meno. Quindi così domattina sono bella rilassata, mi faccio il mio allenamento, è una meraviglia, poi mi vado a fare la doccia, poi devo uscire, poi devo fare un po' di cose, devo pulire anche casa e poi penso che mi metterò a cucinare, no, ma nemmeno, non so perché lo cucinerò comunque. E niente, io vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte, sono stanchissima, ho sonno. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!